La prima cosa che vorrei dirvi è un ringraziamento, perché parlare di rallentamento di un tasso di sviluppo e vedere una tabella con tutti i segni più in questo contesto è essere bravissimi. Tanto più che operate nel segmento più penalizzato, che è il mercato interno. Bisogna mandare un messaggio molto forte. Il mercato interno è il cuore dell'economia italiana. Non ci si salva solo con l'esportazione, come non ci si salva solo con la monocultura industriale. Io rappresento un istituto nel mondo camerale che ha proprio lo scopo di promuovere la cultura del terziario e dei servizi. Questo sconosciuto. L'economia italiana, la cultura economica italiana, è abituata a, come dire, a prescindere. Non esamina in profondità l'enorme apporto scientifico, culturale, professionale che c'è in questo mondo e anche la grandissima capacità di innovazione. Quindi, per prima cosa, se posso mandare dei messaggi, sono questo. Noi siamo quelli che credono che il mercato interno è il campo decisivo per la ripresa italiana e siamo quelli che in questo campo operano con un sistema di grandissima capacità innovativa. E dico di più, noi siamo anche quelli della cultura della stabilità. Assofranchising c'ha 20 anni, è un'età dei giovani ma anche un'età matura. Questo ci dice che dove riusciamo a produrre accumulazione culturale facciamo anche buona economia. Stabilità e innovazione, per me sono le due carte per uscire da questa situazione. Vengo a alcune considerazioni che riguardano il mondo camerale. Intanto vi ringrazio di aver scelto questa sede. Non credo che sia semplicemente un fatto logistico, è perché voi vi sentite componenti a tutto tondo del mondo camerale e il mondo camerale vi deve corrispondere in termini di aiuto alla formazione e aiuto al radicamento territoriale. Le camere di commercio hanno questa funzione, è un mondo esso stesso in ristrutturazione nel quale sempre più devono prevalere i fattori innovativi su quelli burocratici e tradizionali. È una battaglia che gli imprenditori devono fare in prima persona e ci devono aiutare a vincere. Per quanto riguarda, diciamo, i dati che ho trovato più interessanti, secondo me, innanzitutto c'è che questo mondo partecipa esso stesso ai fenomeni di internazionalizzazione, che sono importanti anche se non sono decisivi. Non è vero che il Made in Italy è solo industria, dobbiamo dirlo con grande chiarezza. Made in Italy è una questione molto più complessa che riguarda il paese a tutto tondo e riguarda il terziario in prima fila. Anche questo è un luogo comune che dobbiamo sfatare. Secondo, vedo un grandissimo, come dire, movimento professionale. Dal fatto che il rapporto è stato scritto da giovani ricercatori, da universitari, da professionisti, andando in là, dietro le azioni di franchising c'è una grandissima professionalità. E l'altro messaggio che viene da questo mondo è che in Italia bisogna aumentare la produttività e per aumentare la produttività bisogna innanzitutto aumentare la professionalità in tutti i campi. E questo è un messaggio che voi sperimentate tutti i giorni. Secondo me è un altro messaggio generale da mandare, perché è un campo. Senza aumentare la professionalità non si vincono le sfide competitive. E in questo è giusto che il mercato sia selettivo. E anche nei confronti del grande mondo dei giovani che vogliono affrontare questa sfida, dobbiamo dirgli che fanno bene a provare, ma devono porsi ad un livello alto di professionalità. E la professionalità è più determinante, a mio parere, che il costo della soglia di ingresso. Se leggiamo i dati, in questo mondo si entra con una soglia di ingresso finanziaria non troppo elevata, il che aumenta la platea delle opportunità, ma la soglia di professionalità invece è molto elevata e questa dobbiamo saperla costruire. Vorrei dire qualcosa sul radicamento territoriale.
Il franchising corregge molti degli squilibri generali del commercio italiano. Siamo in Lombardia, certo, la regione leader in materia commerciale. Però nel franchising non c'è solo il nord-ovest, non c'è soltanto i luoghi storici del commercio, i luoghi storici dell'innovazione commerciale. Avete diffuso innovazione in realtà nella quale l'innovazione non è il massimo dell'economia, come in tante aree del centro-sud. Devo dire, questo secondo me è un apporto molto importante. Vedere il Lazio come seconda regione non è poco, o vedere la diffusione dei francesi in Sicilia, non sono dati da sottovalutare, anzi, c'è una capacità di fare paese in questo sistema superiore a quella che c'è in tante altre branche dell'economia. L'ultima riflessione che voglio fare è questa: bisogna aggredire i fattori che frenano lo sviluppo. Beh, fra questi fattori c'è la rendita fondiaria. Non c'è nelle tabelle del Presidente, ma c'è nella vostra esperienza quotidiana. Non è possibile che si desertificano i centri storici e non calano gli affitti. Perché il livello della rendita è questo. Preferisco tenere chiuso. Non ho bisogno. Questa è una parte del Paese che non marcia sulla via della produttività. È un nodo che non abbiamo saputo risolvere, ma è un nodo che c'è. Io lo consegno all'agenda del Governo. Cioè, non ci può essere il fatto che uno costruisce con enorme fatica dei margini sempre più risicati che poi vanno alla rendita. Bisogna che il franchising, e io penso che al suo franchising possa molto aiutare da questo punto di vista, un campo nuovo di impegno, entrare nei grandi processi di riqualificazione urbana, non mi soffermo, ma sapete che ci sono, finanziati anche da fondi comunitari, in modo tale da affrontare il tema delle location, soprattutto negli ambiti strategici di interesse generale, non solo vostro, come i centri storici, affrontando il nodo della rendita, che è un tema, secondo me, che soffoca molto e sta in quei fattori passivi che frenano il Paese. Questo era qualche messaggio che volevo, ringraziandovi ancora per il vostro lavoro. Grazie, grazie a Enzo Santucci, di Indis Union Camere.